Trapani, fermato con 200 grammi di cocaina in auto, scatta l'arresto per un 27enne. Mazzara, il sindaco Quinci, apre la campagna elettorale all'Eden, manifestazione a Macara per Cristaldi. Caltanissetta, giovani e mondo digitale, iniziativa della conferenza episcopale siciliana. Calcio 5, dopo la Coppa Italia Futsal, Mazzara concede il bis e c'entra la promozione in A2. Calcio, pesante sconfitta del Mazzara contro il Misilmeri, vince in casa contro l'Asper, il Mazzara 46. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. I carabinieri del nucleo operativo di Palermo hanno arrestato due palermitani di 41 e 44 anni accusati di violenza sessuale di gruppo. L'indagine coordinata dalla procura palermitana ha consentito di far luce sullo stupro subito da una turista a novembre del 2023. All'inchiesta hanno collaborato i militari appartenenti alla rete antiviolenza del Comando Provinciale di Palermo. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 27 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, fermato alla guida del proprio veicolo ad un posto di blocco, è stato sottoposto a un controllo. Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati 200 grammi di cocaina. Per il 27enne è scattato così l'arresto. Il GIP del Tribunale Trapanese, durante la successiva udienza di convalida, ha disposto il carcere per il 27enne. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, nell'ambito di controlli sul rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, hanno sottoposto a sequestro, nel corso di quattro distinte attività, 238.600 accessori di vario genere. I controlli sono scattati presso esercizi commerciali di Termini Imerese, Bagheria, Lercara Friddi e Petralia Sotto. Nel dettaglio sono stati sottoposti a sequestro decorazioni pasquali, prodotti per la persona e materiale elettrico. Oltre al sequestro della merce, quattro esercenti sono stati multati e segnalati alla Camera di Commercio per gli adempimenti di competenza. L'anno scolastico 2024-2025 partirà in Sicilia giovedì 12 settembre e terminerà sabato 7 giugno 2025. A stabilirlo è un decreto dell'Assessorato regionale dell'istruzione. Saranno complessivamente 207 giorni di scuola, o 206 nel caso in cui la festa del patrono locale dovesse ricadere nel periodo scolastico. Per quanto riguarda le festività nazionali, sono previste 10 giorni di vacanza per Natale, 4 giorni di sospensione delle attività per Pasqua. Dall'anno scorso le lezioni sono sospese anche il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti. La ricorrenza del 15 maggio, invece, festa dell'autonomia siciliana, non prevede l'interruzione delle lezioni. Il Consiglio Comunale di Erice, durante la seduta di sabato scorso, ha eletto il nuovo presidente. Si tratta di Ruggero Messina, consigliere del gruppo Partito Democratico, che prende il posto di Luigi Nacci, scomparso lo scorso 25 marzo. Messina, 53 anni, impiegato amministrativo nel settore trasporti, ha ottenuto 9 voti favorevoli, mentre altri 7 sono andati alla consigliera Simona Magnini. Erano presenti in aula tutti i 16 consiglieri comunali. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Parliamo di elezioni amministrative a Mazzara, apertura di campagna elettorale per il sindaco Quinci. Ieri pomeriggio manifestazione al Cinema Eden con i candidati e partiti che sostengono la candidatura del sindaco uscente. Sentiamo.
Sarà un percorso in cui il sindaco Quinci farà conoscere alla città il suo programma elettorale e soprattutto quali sono i progetti per i prossimi 5 anni. Lui in questi ultimi 5 anni ha dato prova di saper portare avanti, di saper condurre una città, di saperla guidare e ha saputo realizzare tantissime cose. Partiremo da quello che è già stato fatto, da queste realtà e verrà indicato tutto quello che si potrà ancora fare. Noi sosteniamo questo sindaco, sosteniamo la sua candidatura, gli siamo a fianco e assieme a lui intendiamo portare avanti un progetto che cambi questa città e che la porti direttamente nel futuro. Un'apertura anomala rispetto alla normalità dell'apertura campagna elettorale, perché solitamente in questa kermesse si parla di programmi, su cosa fare. Noi oggi inizieremo invece ad esplicitare ciò che è stato fatto in questi anni e quindi guardare in prospettiva ciò che dobbiamo completare per la prossima sindacatura. Sindaco Quinci, com'è cambiata Mazara nei 5 anni della sua sindacatura e cosa ancora va fatto? Le cose da fare sono sempre infinite, perché il tempo non è mai una costante fissa. Mazara è cambiata profondamente, ma prima ancora che cambiare sotto il profilo strutturale, è cambiato nella testa dei miei concittadini, che adesso vogliono partecipare alla vita pubblica, che adesso pretendono, e questo era uno dei nostri obiettivi, di prendersi cura della nostra città, una città verde, una città green, una città a misura di famiglie e di bambini, una città che investe sugli impianti sportivi, che investe sulle scuole, che investe su giovani e sul loro futuro, che è in grado di offrire servizi sempre migliori, a partire da quelli della viabilità, a partire dai servizi sulle spiagge. Una città che è in grado di immaginare nuove direttrici di sviluppo economico, una pesca rinnovata nelle modalità di fare impresa, un turismo che finalmente diventa protagonista in questa città e il futuro per i giovani attraverso i sistemi innovativi. È una città che cambia soprattutto nelle infrastrutture, basta andare in giro e vedere tutte le cose realizzate e vedere tutti i cantieri aperti. Ed è una città che ancora ha soltanto appena cominciato un suo percorso di rinascita. I prossimi 5 anni saranno quelli che consolideranno questo percorso e ci consentiranno di guardare al futuro pensando ai nostri giovani con speranza. Il sindaco Quinci è ancora qui insieme a tutti coloro che lo hanno accompagnato in questo percorso, un percorso che è stato faticoso. Io ricordo gli anni del Covid, i terribili 108 giorni di sequestro dei nostri 18 uomini nelle galere libiche. Io ricordo il macigno finanziario della Corte dei Conti che ci ha chiamati per l'anno 2019, eravamo appena arrivati a accantonare 33 milioni, eppure siamo ancora qui più forti di prima, ancora abbiamo il sogno di cambiare questa città e di darle una reputazione, perché come dico io, senza una reputazione chi ti ascolta? Non ti ascolta nessuno. Oggi Mazara è diventata nuovamente il centro della provincia di Trapani e noi puntiamo ancora più in alto. Ieri mattina incontro itinerante con il candidato sindaco Nicola Cristaldi nel quartiere Macara. Sentiamo. Questa mattina incontro itinerante presso il quartiere Macara. Quali sono le proposte dell'amministrazione Cristaldi? Abbiamo deciso di fare intanto una campagna elettorale informativa e anche di visibilizzazione, nel senso che abbiamo deciso di mostrare a tutta la gente chi sono i nostri candidati, come sono fatti, da dove provengono, che cosa fanno, di cosa si occupano e soprattutto di cosa si vogliono occupare quando andremo al governo della città. Stiamo facendo dei giri nei quartieri, oggi siamo alla Macara perché qui vogliamo creare una condizione di aumento, di crescita della vivibilità. Una volta questa era una zona semiperiferica, oggi è
una parte della città ben servita con negozi, ristoranti, bar, strutture ricettive, ma non è sufficiente per migliorare la qualità della vivibilità di questa zona. Bisogna aumentare i servizi, bisogna fare in modo tale che queste parti cosiddette semiperiferiche siano la proiezione del centro antico della città, quindi una città diffusa, una città più vivibile in ogni parte. Qui con la mia amministrazione abbiamo fatto in passato degli interventi interessanti, abbiamo molto migliorato per esempio il sistema di raccolta delle acque reflue, abbiamo fatto degli interventi anche di risanamento, basta fare qualche centinaio di metri per vedere le scalinate, il palchetto, il palcoscenico che abbiamo realizzato e anche altri piccoli interventi legati all'illuminazione, ma ripeto, non è sufficiente, questa parte della città deve diventare più bella, più funzionale, deve essere dotata anche di un servizio trasporti efficiente, lo abbiamo scritto nel nostro programma e poiché siamo abituati a rispettare gli impegni che assumiamo, rispetteremo anche questo. Potenzialità e rischi del web per la pastorale quotidiana, è stato questo il tema dell'incontro di formazione, delle consulte regionali, degli uffici per la cultura, le comunicazioni sociali e la pastorale giovanile organizzata dalla Conferenza Episcopale Siciliana che si è tenuto sabato scorso a Caltanissetta. Il tema trattato è stato il punto di partenza per un'attenta analisi dei fenomeni digitali. Sentiamo. Siamo riusciti a mettere insieme la pastorale giovanile, gli oratori, con l'ufficio delle comunicazioni ed è venuta fuori una bellissima mattinata nella quale Don Fortunato Di Noto prima e l'ispettore della Polizia di Stato Lombardo dopo ci hanno fatto prendere un po' più di consapevolezza di quello che significa, di quello che è il mondo del web al quale accedono i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri giovani e che, devo dire la verità, è completamente ignoto, pare già a chi ha più di 30 anni, ma certamente a chi ne ha molti di più come noi più adulti. Ora, questa è una cosa di cui veramente avere consapevolezza perché il punto di fondo è sempre la solitudine e i punti di riferimento. Naturalmente noi non possiamo né vogliamo né dobbiamo demonizzare o allontanarci da internet, al contrario, tentare di starci insieme rimanendo con i nostri valori e cercando di trasmettere la possibilità che in quel mondo ci sono gli aspetti profondamente belli e positivi che danno soddisfazione, ma ci sono anche quelli estremamente pericolosi che possono distruggere la nostra vita. E noi dobbiamo essere capaci di condurre, trascinare, educare, soprattutto le fasce più deboli, cioè quelle più giovani, e i bambini a trascinarli, a ricevere positività, soddisfazione, costruttività da tutti i momenti più belli e le possibilità migliori che ci offre questo strumento qual è. Abitare gli spazi è fondamentale nella vita reale. Noi comprendiamo quanto sia vitale per l'uomo, ma anche per le nostre comunità, cercare di stare lì, starci con responsabilità, vivere la propria libertà, ma con grande consapevolezza di poter offrire delle buone opere, delle buone prassi, delle buone abitudini. Evidentemente l'abitare digitale è un abitare un po' più complesso, perché il digitale raccoglie una serie di aperture nella comunicazione e quindi di conseguenza, almeno per quanto riguarda noi che abbiamo un credo, una fede, bisogna abitarli dando possibilità nella pratica di vivere le opere di misericordia, soprattutto quello di guardare, di vedere, di sostenere, di accompagnare, di lenire le ferite che spesso attraverso il naufragio digitale i minori, e non soltanto i minori, ma anche gli adulti che vivono delle fragilità possono incappare. Pertanto ritengo che sia fondamentale e importante poter vivere nel mondo giovanile un'attenzione che vada al di là delle intenzioni, ma che vada
a sostenere la fatica nel poter percepire la bellezza del mondo digitale, del mondo di internet, del mondo del web, perché è una opportunità, una grande positività, ma dall'altra parte mettere certamente dei paletti di vigilanza, di sicurezza, affinché i nostri bambini trovino anche nell'ambiente digitale una casa serena, una casa ordinata, una casa dove ci sono persone che li vogliono bene e li tutelino. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti al TG Vallo Terza Pagina, ci occupiamo di sport, cominciamo dal calcio. Si è giocata nel weekend la 28esima giornata del campionato di eccellenza, vediamo i risultati e classifica del girone A. Campionato di eccellenza girone A, 28esima giornata, Accademia Trapani, Unitas Sciacca 2-2, Atletica Club Palermo Folgore 3-3, Castellammare Fulgatore 4-3, Don Carlo Mesilmeri Mazzara 4-0, Gerace Oratorio San Ciro 1-0, Mazzara 46 Aspra 2-1, Nissa Super Giovane Castelbuono 1-0, Profavara Casteldaccia 4-0. La classifica: Nissa 77 punti è matematicamente promossa in Serie D, poi Profavara 68, Mazzara 46 51, Castellammare 45, Unitas Sciacca 44, Super Giovane Castelbuono 41, Don Carlo Mesilmeri 38, Atletic Club Palermo 35, Oratorio San Ciro, Folgore Geraci 32, Accademia Trapani 30, Casteldaccia 28, Fulgatore 21, Mazzara 20, Aspra 19. Il Mazzara 46 ieri pomeriggio in casa ha vinto contro l'Aspra per 2-1, le reti sono state segnate da Perrone e poi Muragna sul rigore. Il Mazzara invece ha perso sul campo del Mesilmeri per 4-0, vediamo il servizio. Amici sportivi appassionati di calcio, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Mesilmeri per l'incontro da Don Carlo Mesilmeri e Mazzara. Terz'ultimo turno del campionato di eccellenza girone A. Di Ciancimino, colpo di testa in anticipo di Costantino, poi la conclusione alta sopra la traversa da parte di Pongo. Federico Ricciulli, pallone di ritorno, Federico a tu per tu con Venè, viene chiuso dall'intervento di Ciancimino, calcio d'angolo. Seppur nel Mazzara 46 fino a dicembre, Sceriffo gioca corto su la Vardera che calcia col destro, Venè in calcio d'angolo, uno contro uno con Espasa, serie di finte, scarico indietro a Gomez, Diabbi, il tiro bloccato da Zoom. Viene da questa parte, ma Miliziano ha capito tutto, ha anticipato Risoleo. Miliziano spinge a destra, il suo cross, secondo palo Ricciulli, colpo di testa sul fondo, lavorano bene in questo caso gli esterni della Don Carlo. L'angolo, il quarto, la palla sul primo palo, colpo di testa e Alberto Cossentino sblocca il risultato, 1-0 Don Carlo. Diabbi evita un avversario per l'apertura a sinistra per Risoleo che ha tanto spazio, cross di Risoleo, secondo palo, il colpo di testa di Boyang, palla fuori. Intanto la corsa di Ricciulli, palla in verticale su Sheriff, area di rigore, Sheriff calcia direttamente in porta, la mette fuori. Lo scambio, Miliziano Matera prova a correre il 19 che mette in mezzo la palla, secondo palo Federico, controllo Federico, sinistro sul palo, poi Venè, la palla rimane lì, Sheriff col fischio prima, recupero Sheriff, area di rigore, Sheriff, la respinta di Venè ad un passo al 2-0 da Don Carlo. La battuta di Nobre Gomez, la palla verso l'area, Zummo smanaccia, poi la rovesciata, Benivegna, tiro respinto, palla che rimane lì alla fine, ancora angolo, poi Zinghi in bala, conclusione ribattuta dalla Vardera, Nobre Gomez al tiro, Zummo respinge, non era facile,
Ecco, a servire Riccioli, posizione regolare, Riccioli sterzata, mette in mezzo lo Gerfo! 2-0 Don Carlo, la rete di lo Gerfo, appena entrato, premia la scelta del suo allenatore e raddoppia! Con il lancio a cercare Maltese, corre Maltese verso l'area di rigore, un po' defilato adesso Maltese, lo scarico indietro, Federico può guardare la porta, Federico! E il gol del 3-0, lo firma uno degli ex di turno, il gol di Federico che ringrazia Maltese ed esulta. Di Cosentino, cerca lo Gerfo, posizione regolare, lo Gerfo, area di rigore, il tocco per Maltese, Maltese fermato, poi torna lo Gerfo, azione tutta buona, Venè la salva in qualche modo. Riccioli prova ad accelerare, salta un avversario, ancora Riccioli, corre, ingresso in area di Riccioli che mette in mezzo il pallone per lo Gerfo, è il pallone della doppietta, è il pallone del poker della Don Carlo, ancora in gol Vincenzo lo Gerfo. Finisce qui, vince la Don Carlo Misilmeri 4-0 sul Mazara. Ascoltiamo adesso le interviste del dopo partita. Diciamo che il Mazara è venuto qui a giocarsi la partita come è giusto che sia, anche perché la classifica gli diceva che doveva per forza fare il risultato, ma anche noi non avevamo ancora chiusi quello che era la matematica con la salvezza, che era il nostro primo obiettivo, per cui si è visto un Mazara voglioso, ma si è visto un Misilmeri che non ci stava a mollare, però poi alla fine siamo usciti noi alla grande e quando poi passi 1-0, 2-0 poi diventa un po' più difficile anche per le squadre avversarie e noi abbiamo concretizzato tutta la mole di gioco che abbiamo fatto nella parte finale. Anche i ragazzi del Mazara hanno lottato su ogni pallone, solo che quando ti ritrovi in una classifica un po' deficitaria è normale che poi magari crolla un po' di autostima quando prendi il primo gol, il secondo gol. Primo tempo, bene o male, la gara l'abbiamo appoggiata discretamente, non dico bene neanche male. L'abbiamo giocato quasi alla pari il primo tempo, loro la sbloccano con una palla inattiva e gli è venuta tutta in discesa. Noi diciamo che la squadra non mi è piaciuta nell'atteggiamento, nel modo di fare le giocate, nel modo di approcciare la gara. Male, male, male. Poi nel secondo tempo abbiamo parlato, abbiamo messo un po' di grinta in più, abbiamo messo un po' di voglia in più e i primi 15 minuti abbiamo giocato, non dico meglio, ma alla pari del Misilmeri. Si faceva qualche giocata e allora lì stavamo cominciando quasi quasi a crederci. Poi appena abbiamo preso il secondo gol siamo usciti proprio dalla partita. Uscendo dalla partita non c'è stata più storia, 4-0, quindi merito al Misilmeri che ci ha creduto, l'ha voluta e ha fatto tutta la partita, diciamo, al Misilmeri. Quindi non ci sono storie, non ci sono sei, non ci sono mai. Complimenti al Misilmeri e noi ci imbocchiamo le maniche. Diciamo che se l'atteggiamento è questo già possiamo dire che non ci sono alibi, quasi quasi non facciamo i play-out secondo me. Se invece cambiamo l'atteggiamento ci sono altre due partite da giocare e poi vediamo quello che succede, indipendentemente se si fanno o non si fanno, ma non sono queste le partite da fare, bisogna dare di più e crederci e le partite finiscono sempre al 95esimo, non finiscono quando fanno 2-0 e lì la squadra è proprio uscita dalla partita. Però la matematica non ci condanna e quindi è giusto che ci crediamo, lo sappiamo da gennaio che questa era un'annata così difficile da affrontare e quindi non dobbiamo, domenica quando abbiamo vinto io sono stato l'unico che non ho festeggiato, non dobbiamo fare volti, salti pindalici quando si vince, ma non dobbiamo deprimerci quando si perde, le partite si giocano. Oggi la cosa che mi fa preoccupare è che non abbiamo giocato a calcio, quello che non mi fa preoccupare. Come dico sempre, se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo ci abbiamo provato quantomeno. Calcio a 5-2 per il Futsal Mazara che sabato pomeriggio ha pareggiato 0-0 contro il Rosolini. Sentiamo.
mister Bruno, il sogno oggi è diventato realtà, il futsal Mazara in A2. Sì, siamo felicissimi di aver raggiunto questo traguardo che non era minimamente pensabile all'inizio stagione, invece siamo riusciti perché i ragazzi sono stati veramente da incomiare per quello che hanno fatto, per tutto ciò che sono stati durante tutto l'anno, la serietà che hanno dimostrato, l'attaccamento alla maglia. Una squadra con una mentalità assurda, con tanta voglia di vincere, spesso e volentieri risultati acciuffati a 2 secondi al termine, a 10 secondi al termine, a 30 secondi al termine. Sono davvero orgoglioso di loro, sono orgoglioso della mia società, dei miei tifosi, sono eccezionali, sono arrivati in massa qua, purtroppo non sono potuti entrare ad assistere alla partita dall'interno, ma da fuori si sentivano, sono veramente felicissimo. Adesso lasciatemi festeggiare perché è una felicità immensa, una cosa che porteremo sempre dietro, perché è la prima volta che la provincia di Trapani approda in A2 con una squadra di calcio a 5. Presidente Maggio, oggi si festeggia, il sogno diventa realtà, il futsal Mazara in A2. Sì, abbiamo coronato un sogno, abbiamo scritto la storia della città di Mazara, della provincia di Trapani, ma nessuno era arrivato a questi livelli e sono orgoglioso di essere a capo di questa delegazione, diciamo, che ha portato avanti questo sport. Oggi ci prenderemo un po' di pausa, siamo veramente stanchi. Oggi è stata pure una giornata molto particolare, purtroppo i nostri festeggiamenti hanno sempre qualcosa che non dipende da noi, è successo una finale di Coppa Italia, è risuccesso oggi, ma non voglio fare alcuna polemica perché sarebbe inutile a questo punto, dico solamente che non si possono vedere i bambini e le donne dietro un cancello, se è veramente una cosa squallida, oggi ha perso lo sport da questo punto di vista, indipendentemente da chi sia la causa di ciò. Bisogna attenzionare queste cose perché non va bene al movimento. Noi siamo qui per la gente, non siamo qui per noi, almeno la nostra politica è questa, senza di loro io potrei chiudere bottega anche domani stesso. Quindi mi farò promotore in federazione affinché si attenzioni maggiormente questo problema, i palazzetti devono essere aperti perché la gente deve vedere lo sport, perché sennò non ha significato andare avanti. Oggi mi godo la vittoria e mi godo la Coppa Italia, ringrazio il mister Bruno, io e lui abbiamo creduto in questo progetto 3 anni fa, quando tutto sembrava qui perso, da Mazara non c'era calcio a 5 da decennio, e quindi ci godiamo questa vittoria. Chiudiamo con la nota di volley per i play-out. In Serie C maschile LSP Auto Mazara ha vinto ieri pomeriggio a Messina contro l'Intermedia Volley, il primo dei due confronti per 3-1. Domenica prossima il ritorno alle ore 19 presso la Palestra Grassa a Mazara. Ed è tutto, vi lascio al rotocalco alla frontiera, la programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.